Salve a tutti amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Oggi abbiamo fatto una diretta radio, scusate, e abbiamo parlato del controllo mentale, delle armi psicotroniche e di tanto altro. Voglio ricordare che il 29 avremo praticamente un evento importante a Roma, Target Individuals Day, il 29/8/2018, dalle ore 14:30 alle ore 23. Alle 14:30 inizieremo i preparativi per la diretta. Alle ore 20 circa dovremo finire la registrazione e poi dalle 20 in poi faremo una cena buffet che costerà intorno alle 8-10 euro, comprese le bevande, a Piazzale della Radio numero 38, Roma, stazione 38, il locale climatizzato, zona Marconi, 400 metri dalla stazione di Trastevere. Ovviamente Emiliano Babilonia, con l'Associazione Centro Italiano Ricerche di Roma, gruppo di aiuto vittime del controllo neurale, giornata di aiuto e soluzioni per i Target Individuals, nota come T-Day. È un giorno in cui gli individui designati si uniscono in tutto il mondo per i diritti civili e per effettuare tutti insieme una protesta non violenta con il gruppo italiano di aiuto e di ascolto del ricercatore Emiliano Babilonia. Per info e prenotazioni contattatemi o contattateci, vittime del controllo neurale @gmail.com. Voglio ricordare anche un'altra cosa. Noi, tutti quanti insieme, il 29, io non dico di venire tanto, l'evento è gratuito, quindi se venite in tanti o venite in pochi, è la stessa identica cosa. Però più siamo e più le nostre frequenze della risonanza sensoriale, delle risonanze armoniche che noi saremo in grado di creare tutti quanti insieme, saremo in grado di dare amore, serenità e benevolenza alle persone che praticamente verranno all'evento. E cercheremo tutti insieme di dare delle frequenze positive e alzare lo stato di umore, lo stato della serenità, lo stato delle armoniche per creare tutti quanti insieme una frequenza della pace, dell'amore e della benevolenza, che questa è una cosa che manca alle persone che vengono sottoposte a trattamenti disumani, ad attacchi con armi ad energie dirette, a manipolazioni radiocognitive. Molte di queste vittime sotto attacchi e frequenze, manipolazioni, torture, lavaggio del cervello non riescono più a capire qual è la realtà dalla finzione, perché bloccano e manipolano il ragionamento logico e lo fanno diventare illogico. Molte vittime dicono che vedono delle persone anomale che le seguono, i loro familiari si trasformano, i loro cari, i loro ragazzi o le loro fidanzate si trasformano, diventano altre persone, perché ovviamente la manipolazione delle frequenze cerebrali fa sì di farci diventare altre persone, altri individui, con altre menti ed altri pensieri. E questo è il loro scopo, creare il manciuriano perfetto, il soldato in grado di eseguire ordini impartiti attraverso un sistema di controllo mentale. E questi ordini potrebbero anche essere: uccidi tua moglie, uccidi i tuoi figli, uccidi tuo marito, buttati di sotto, può essere qualunque tipo di cosa. Noi dobbiamo capire, tutti quanti insieme, far capire allo Stato, alle forze armate, alle forze dell'ordine, che esistono delle agenzie deviate o terroristi deviati che invece di utilizzare le tecnologie per la sicurezza di Stato
per la protezione dei cittadini italiani o per la protezione delle persone che stanno sul territorio nazionale italiano, invece usano queste armi e queste tecnologie per spiare le forze dell'ordine, per spiare l'antimafia, per spiare i magistrati, per spiare l'esercito, la marina, l'aeronautica, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, le guardie carcerarie. E queste tecnologie servono per ammazzare o indurre queste persone al suicidio. Il 29, tutti quanti insieme, daremo una parola di conforto, una parola di aiuto, cercheremo di trovare delle soluzioni, cercheremo di trovare delle, cercheremo di fare dei progetti, cercheremo di creare tutti quanti insieme un qualcosa. Perché Target Individuals Day è un evento mondiale, in 50 stati di tutto il mondo faranno lo stesso identico evento. E questa è una cosa importante, che il mondo e le organizzazioni per i diritti umani e per i diritti civili si stanno unendo tutte quante insieme e stanno incominciando ad urlare basta. Noi, target individuals, noi vittime del controllo mentale, noi cavie umane consapevoli, noi persone sottoposte ad esperimenti radiocognitivi, militari o paramilitari o di agenzie deviate, diciamo basta, basta. Noi vogliamo vivere, vogliamo riprendere la nostra vita, noi vogliamo dare un qualcosa alle persone che hanno bisogno di noi e della nostra esperienza per far capire al mondo e far divulgare quello che noi abbiamo subito per fermare questo olocausto neurale che sta avvenendo nella nazione italiana. È inutile che dicono armi ad energie dirette non letali, queste sono armi di distruzione di massa, altro che armi ad energie dirette non letali che non fanno niente. Queste sono armi che hanno ammazzato più persone dell'Olocausto. E noi dobbiamo cercare di far capire, di far modificare la legge in Italia o nel mondo e far inserire le armi ad energie dirette, le armi satellitari come armamenti militari o paramilitari veri e propri, altro che frequenze non letali che non fanno niente. Quindi, tutte le persone di Roma, tutte le persone d'Italia, vi invito a venire al Target Individual Day, evento gratuito, Roma, 29/8/2018, dalle ore 14:30, dove faremo i preparativi perché inizierà dopo le 15. Alle ore 23 staremo tutti quanti insieme. Dopo le 8, chi vuole rimanere a cena si pagherà un piccolo contributo al locale che ci ospita all'interno, cioè al proprietario del locale, ovviamente, che ci ospita e che preparerà la cena per la cena buffet, una pericena di un costo approssimativo 8-10 euro, insomma, a persona compresa le bevande. Noi abbiamo fatto questo per far sì che l'evento sia gratuito dalle 15 fino alle 20. Ci siamo presi noi la responsabilità di prendere la sala, ci siamo presi noi la responsabilità di prendere le attrezzature tecniche, ci siamo presi noi la responsabilità di preparare l'evento e abbiamo detto: dopo le 8 noi dovremmo andare tutti quanti via. Allora facciamo rimanere le vittime anche a cena, in modo che potremmo stare più tempo tutti quanti insieme, possiamo parlare accuratamente di determinati argomenti o di determinate problematiche e cercare tutti quanti insieme di trovare una soluzione. È stato invitato il generale Antonio Pappalardo e sarà presente all'evento. È stato invitato Raffaele Cavaliere, psicologo e politico, e verrà all'evento. È stato invitato Zaccai, se non sbaglio il nome, che non me lo ricordo mai, ex deputato regionale e consigliere regionale, mi pare regionale o comunale di Roma. Verrà all'evento,
Abbiamo invitato il regista Varo Venturi, il regista di Sei giorni sulla Terra, il film che parla delle ricerche di Corrado Malanga, e sarà anche lui presente. Ma molte altre persone sono state invitate che giorno per giorno mi stanno dando la loro disponibilità, stanno cercando di liberarsi dai loro impegni per venire all'evento. Ma dove si è mai visto un evento gratuito che parla di armi ad energie dirette, scie chimiche, microchip, controllo mentale, esperimento sulle masse, target individuals, manipolazioni radiocognitive, armi ad energia diretta donde convogliate, armi psicotroniche? Dove si è mai visto un evento gratuito dove vengono personaggi di tutti i tipi, militari? Militari che vengono con noi a cercare di fermare, a testimoniare e ad effettuare questa manifestazione pacifica. Politici che vengono con noi a fare questo, registi che vengono con noi a fare questo, persone dello spettacolo, medici che vengono con noi a fare questo. Quindi voi che state a casa, inutile che il 29 rimaniate a casa senza concludere, che rimanete a casa senza fare niente. Venite anche solo per solidarietà, per stare un giorno con noi, per parlare, stare un giorno tutti quanti insieme, per fare una apericena tutti quanti insieme. Quello è quello che bisogna fare. Bisogna cercare di aiutarci e creare una frequenza armonica. Per un minuto faremo un minuto di silenzio per le vittime del controllo mentale di tutto il mondo e faremo un minuto di silenzio per commemorare Stefano Di Feccio e Mirtillo, che è uno dei pionieri dei video che parlavano delle armi psicotroniche o di elettrocrimini, e ha parlato proprio del controllo mentale, come queste tecnologie e queste frequenze interagiscono con i nostri centri nervosi, le famigerate antennine, questi metalli sparati, scusate, nelle scie chimiche, per far sì che noi dobbiamo essere irradiati da un aerosol che ci devi mettere e far respirare questi metalli, così il nostro corpo diventa un'antenna umana che capta questi segnali e queste frequenze di disturbo che creano manipolazioni mentali, manipolazioni fisiologiche. Quindi, amici, il 29/8 2018 venite a questo evento a Roma, perché è un evento molto importante. Un indomani i vostri figli potrebbero essere irradiati da questi sistemi e potrebbero captare determinate frequenze e potrebbero diventare le cavie umane del futuro, i target individuals del futuro. Quindi noi adesso dobbiamo dire basta, perché già ci stanno imponendo i vaccini per mettere i metalli all'interno dei corpicini dei nostri figli. Tra un po' ci diranno che dobbiamo mettere a forza il microchip nei cervelli o nelle mani o nelle braccia dei nostri figli a forza, e lì diventeranno degli automi con un codice a barre nei campi di concentramento, mettevano un numero. Adesso ai nostri figli tra un po' gli metteranno il microchip con il codice a barre, è la stessa identica cosa. Invece di uccidere le persone nelle camere a gas, le uccidono con le microonde, mettendole all'interno dei forni a microonde. E questo è il loro giochetto e questo è il loro scopo. Quindi svegliatevi per un giorno. Venite all'evento, mandate la vostra email e prenotatevi un posto all'interno dell'evento, perché questa è una cosa importante. Perché molte persone 10 anni fa, quando vedevano i miei video, 15 anni fa, quando vedevano i miei video, mi prendevano per pazzo e per malato di mente, per un visionario. Dopo 10 anni, quando i loro figli hanno incominciato a sentire le voci, hanno incominciato anche loro stessi ad avere gli attacchi, le manipolazioni, mi hanno contattato e mi hanno detto: lei ci aveva pienamente ragione, io mi devo scusare con lei, io non credevo a quello che lei mi diceva, e invece era tutto vero. E tra un po' milioni di persone del territorio nazionale italiano diranno che io avevo ragione
invece da essere preso come un pazzo, un malato di mente, un visionario, un complottista, tutti quanti cominceranno a dire che Emiliano Babilonia sarà un eroe perché ha sacrificato 20 anni della sua vita per cercare di aiutare le persone e per far capire questo olocausto, questo crimine contro l'umanità, perché non è possibile avere dei figli o avere delle frequenze cerebrali e neurali che vengono pilotate a piacimento da 4 militari o paramilitari che operano con le tecnologie o gli armamenti satellitari per il controllo della mente a distanza. Non vogliamo vedere i nostri figli a guinzaglio pilotati come il toro di José Delgado. Non vogliamo vedere i nostri figli che giocano a pallone, che giocano sui prati, che sono spensierati, che non pensano a niente, che vanno a scuola, che fanno i disegni, i pensierini. Questo non vogliamo vedere. Non vogliamo vedere i nostri figli incatenati a un sistema di radiocontrollo mentale. Vi aspetto tutti, cari amici, il 29/8/2018 dalle ore 14:30 alle ore 23, Piazzale della Radio Roma, locale, stazione 38, il locale è climatizzato, zona Viale Marconi, 400 metri dalla stazione di Trastevere. Emiliano Babilonia con l'associazione con l'associazione Centro Italiano Ricerche di Roma, gruppo di aiuto delle vittime del controllo neurale, effettuerà una giornata storica, giornata di aiuto e soluzioni per i target individuals, nota come T-Day, che verrà festeggiata e verrà nello stesso identico giorno, nelle stesse identiche ore, verranno effettuate 50 manifestazioni in tutto il mondo relative a questo evento, Target Individuals Day. Faremo collegamenti con le varie parti del mondo, con le varie piazze, avremo degli ospiti, parleranno tantissime persone, registreremo l'audio, registreremo tutto. Vi aspetto, cari amici, prenotatevi, vittime del controllo neurale, chiocciolagmail.com. Un saluto, amici, da Emiliano Babilonia.